Questa sessione l'accordo si fonda su questa parola accordo, l'essenza vera della preghiera. Vediamo nel poco tempo che abbiamo, se non riusciamo a coprire tutto l'argomento, riserveremo alla sessione successiva il suo esaurimento. Il primo punto che vogliamo vedere questa sera è che Dio è un Dio di scopo. Questo lo do per punto di partenza, che ci deve sempre guidare in ogni cosa. Quando parliamo di cosa fa Dio, di cosa vuole Dio, di chi è Lui, che Dio è un Dio di scopo. Dire che Dio è un Dio di scopo vuol dire che Lui pensa e quello che pensa accade perché Lui agisce secondo ciò che pensa. In altre parole, Lui stesso ci insegna come dobbiamo comportarci. Dopo aver pensato, agisce in base a ciò che ha pensato, per lo scopo che ha pensato, per ogni azione, per ogni cosa. E siccome Dio è un Dio di scopo, e quando Lui fissa il suo scopo, poi lo realizza, dobbiamo anche sapere che Dio non cambia mai idea, perché soltanto Dio non cambia. Tante volte abbiamo detto tutto cambia e dobbiamo essere pronti al cambiamento, rispondere al cambiamento, solo Dio non cambia. Che vuol dire che Dio non cambia? Vuol dire che quello che Lui si è prefisso poi accade. Ripeto alcune parole su questo tema, Isaia 14, 24, come ho pensato accadrà e come ho deciso succederà. Sentite che parole pronunciate dal nostro Signore, che afferma qual è il suo carattere, il suo modo di procedere. Anche nel Salmo 33, verso 11, Dio ci dice: il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Abbiamo detto che appunto ciò che Lui ha progettato, ha pensato, ha pianificato per l'uomo vale per tutte le generazioni, e quindi non mancherà mai niente di ciò che Dio ha pensato. Il problema non è mai dalla parte di Dio, il problema è dalla parte nostra, che non facciamo la sua volontà. Ancora il Proverbi 19:21: molti sono i progetti nel cuore dell'uomo, ma solo i disegni del Signore si compiono. Dio è fermo, è preciso su questo: quel che penso, così accadrà. I miei disegni si compiranno. E Lui in Genesi 1:26 disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Pertanto comprendiamo bene che se il progetto di Dio era di fare l'uomo a sua immagine e somiglianza, perché dominasse sopra tutta la terra e sulle creature che popolavano la terra, ovviamente Dio non cambia idea. E questo è il suo proposito originario, e questo è sempre ciò che Lui vuole realizzare e che realizza attraverso i figli che dicono sì a Lui. Ecco, già abbiamo compreso che in sostanza il punto fondamentale di questa sessione, l'accordo, la preghiera come accordo alla presenza di Dio, non è altro che la realizzazione della sua volontà, comprendere ciò che Egli vuole e farlo. Lo vedremo meglio proseguendo. Che cosa vuol dire dunque fare l'uomo a nostra immagine e somiglianza? Voglio partire da questo però brevemente, perché non possiamo approfondire questo tema troppo stasera, ci sono altre cose da dover vedere. Ma quando Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, lo dotò della stessa natura. Infatti l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo, ma quella che è l'immagine di Dio in noi è proprio questo spirito che Lui soffiò nel corpo fatto con la polvere del suolo. E per avere che cosa con l'uomo? Perché la stessa natura? Molte volte abbiamo affrontato questo tema semplicemente, ed è molto semplice, per poter avere una relazione di amore con l'uomo che Dio aveva creato. Un amore reciproco. Ovviamente se l'amore deve essere reciproco, è chiaro che il soggetto con il quale scambi l'amore deve avere la tua stessa natura. Quindi se Dio voleva scambiare l'amore ed avere un amore reciproco con l'uomo, l'uomo doveva avere la stessa natura di Dio, e Dio è spirito. Perciò Dio dotò l'uomo di uno spirito, perché nello spirito potesse appunto avere luogo questa relazione di amore, e dallo spirito dell'uomo poi si effondesse su tutte le altre parti che lo compongono, l'anima ed il corpo. Non scordiamoci che questa è la parola di Dio. Dio dice: Dio è spirito, questo è nella sua parola, e dice anche che il Padre cerca
adoratori in spirito e verità. Perché cerca adoratori? Cerca cioè uomini che si sottomettano volentieri a lui come figli, contenti di essere tali e che stiano la sua presenza condividendo la sua presenza e attribuiscano al Padre il merito e la sorgente di ogni cosa. Li cerca che sono adoratori in spirito e verità. Perché? Perché è nello spirito che questa relazione si forma. Dunque ecco che l'uomo ha la stessa essenza di Dio, la sua stessa natura. Ma non soltanto dobbiamo guardare a Dio nell'atto creativo dell'uomo e quindi in relazione a Lui come creatore, ma come padre. Da Lui veniamo e sappiamo bene che il Padre è la sorgente, l'origine di ogni cosa che esce da Lui. Questo non vale solo per Dio, ma se lo riferiamo a noi stessi comprendiamo meglio forse quello che stiamo dicendo. Tante volte lo abbiamo affermato, lo abbiamo studiato, lo abbiamo detto. La caratteristica fondamentale del Padre è che è la sorgente di ciò che esce da Lui. E ciò che esce dal Padre, il Padre non lo lascerà mai andare, ma continuerà ad essere la sorgente per tutta la vita, perché è qualcosa che è uscita da Lui. Quindi l'uomo che ha la stessa natura di Dio, per poter continuare ad avere la vita ed avere quella relazione di amore con il Creatore, poiché il Creatore è anche Padre, ha la sua sorgente nel Padre e quindi deve restare connesso a quella fonte e quella sorgente per continuare ad avere quella stessa vita che Dio vuole condividere con l'uomo. Ancora una volta mi riporto a Giovanni 4, prima vi ho detto che il Padre cerca adoratori in spirito e verità e sempre nel Vangelo di Giovanni ricordate quando Gesù parla alla donna samaritana, gli parla di una sorgente di vita che zampilla per la vita eterna dentro di noi. Dice, se bevi di quest'acqua, questa sorgente sarà in te. Sta semplicemente parlando della vita divina di Dio dentro l'uomo e chiaramente questo si rifà al concetto della paternità di Dio verso l'uomo stesso. In altre parole, l'uomo è della sua stessa natura, l'uomo viene da Dio, quindi è figlio, Dio è padre e per questo l'uomo non è autosufficiente, perché viene dal Padre e il Padre resta ed è l'unica sua fonte e l'unica sua sorgente di vita. Naturalmente, se noi non manteniamo questa relazione reciproca di amore, non possiamo manifestare la vita del Padre come figli. In altre parole, se impedisci alla fonte di far scorrere l'acqua che deve scorrere, cioè la blocchi, a valle non si vede quell'acqua. Dunque, per poter manifestare la vita del Padre occorre che manteniamo aperta la connessione. Voglio fare un esempio molto più semplice: per continuare a navigare in internet devi restare connesso, perché se ti disconnetti non vai più sul web. È molto facile questo. Prendete questo esempio così, molto esemplificativo, ma ci aiuta a capire. Quindi è chiaro che abbiamo senso e significato soltanto in Dio. L'uomo non ha senso e significato al di fuori di Dio, perché al di fuori di Dio quella sorgente non continua a far fluire quella vita dentro l'uomo, quella vita divina, e quindi al di fuori della relazione con Lui non abbiamo senso, perché siamo stati creati per funzionare come Lui in Lui. 1 Giovanni 4,16 dice: chi vive nell'amore vive in Dio e Dio in lui. Quindi comprendete che chi vive nell'amore, chi vive in questa relazione reciproca di amore con il Padre, vive in Dio e Dio in lui. Questa è un'affermazione che appunto presuppone che ci sia questa relazione e che sia vissuta nell'amore reciproco. Dio non creò l'uomo soltanto per avere una relazione d'amore con l'uomo, ma creò l'uomo, e questa è un po' una cosa per alcuni più nuova, ma che dobbiamo riuscire a capire bene per cambiare idea su quella che è la nostra presenza su questo pianeta, è che l'uomo non è soltanto fatto per avere una relazione d'amore con Dio, ma nell'ambito di quella relazione d'amore è stato anche creato per condividere l'autorità del Padre sulla terra. Questa seconda parte resta sconosciuta
o resta taciuta o semplicemente non attuata. Cioè, lo ripeto, l'uomo non è soltanto stato creato per avere una relazione d'amore col padre, ma per avere quella relazione e nell'ambito di quella relazione condividere l'autorità del padre sulla terra. Quindi questo è un secondo punto essenziale. L'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza. Come Dio, l'uomo è capace e abile, ha la grazia di prendere decisioni, di fare progetti, di pensare, e Dio disse: come ho progettato, così accadrà. L'uomo nello stesso modo può decidere, può fare progetti e può appunto avere quella autorità, quella potenza sul pianeta di poter attuare le cose. Quindi in questo sta il funzionare come Dio. Abbiamo compreso che Dio aveva questo scopo per l'uomo, perché potesse dominare sulla terra. Abbiamo detto che l'uomo ha uno spirito, perché Dio è spirito, ma l'uomo è stato dotato anche di un corpo fisico per poter relazionarsi e interagire con il mondo fisico. Mi spiego ancora meglio: se nell'ambito di questa relazione d'amore con Dio, data la stessa natura, siamo capaci di funzionare come Lui, condividendo la sua autorità sul pianeta, ecco che nel momento in cui interagiamo col pianeta, quando manifestiamo quell'autorità che il Padre ci ha delegati, funzioniamo come Lui. Quindi quando pensiamo, quando facciamo progetti, quando facciamo piani, secondo la volontà del Padre, abbiamo il potere di attuarli con la sua grazia, secondo ciò che Lui ha previsto. Perché se noi viviamo nell'amore, Lui vive in noi, in quanto noi viviamo in Lui. Ecco, credo che sia più chiaro. Dio ha delegato questa sua autorità, Dio ha delegato la sua potenza all'uomo. Molti si chiedono perché, ma semplicemente perché Dio è amore. E anche questa mi rifaccio alla prima lettera di Giovanni ancora una volta. Dio è amore e l'amore è condividere, mettere a disposizione di colui che ami tutto te stesso e il meglio di te, affinché colui che ami, ricevendo il tuo meglio, possa esprimere il suo meglio a sua volta. Ecco perché ha condiviso con l'uomo la sua natura e la sua autorità, perché Dio è amore. Nell'ambito di questo cappello generale che è necessario fare stasera, voglio spingermi oltre sotto questo profilo dello scopo di dominio dato da Dio all'uomo, perché possiamo comprendere bene che cosa significa in relazione, poi lo vedremo, alla preghiera, che è l'argomento di cui stiamo parlando. Ricordate che Dio disse ad Adamo, in relazione all'Eden, questo giardino, questo luogo sulla terra, non in cielo, sulla terra, dove la presenza di Dio consentiva ad Adamo di passeggiare con lui, e dove Adamo avrebbe dovuto, coltivando e custodendo il giardino stesso, espanderlo sul pianeta. Dio disse: coltiva e custodisci. Vorrei farvi riflettere su queste due parole, perché sono i modi in cui, in relazione all'ambiente esterno, Dio disse ad Adamo di funzionare in quel determinato modo. Quindi è l'espressione della natura di Dio, l'espressione della sua autorità sulla cosa creata, che l'uomo per grazia, nell'amore, è capace di poter manifestare. Coltivare vuol dire prendersi cura di qualcosa. Fate un paragone con il coltivatore della terra, con l'agricoltore, e già paragone che nella Bibbia troviamo abbondantemente. Ecco, colui che coltiva cura le cose che sta coltivando, le fa crescere. Quindi quando Dio disse ad Adamo coltiva, sentite un po', io metto altre parole per comprendere bene ciò che Adamo avrebbe dovuto fare in relazione all'ambiente dove lui era, con la presenza di Dio insieme a lui. Cura, fa crescere il giardino, fa crescere ciò che hai d'intorno, ciò che hai in mano, ciò che io ti ho dato, fallo crescere, curalo, assistilo nella crescita.
Comprendiamo che un agricoltore assiste nella crescita, ciò che ha seminato, ciò che ha aiutato a crescere, provvede alla crescita, cioè tutto ciò che è necessario alle cose che hai per farle crescere. E qui non parlo solo di cose materiali, ovviamente uso questa parola perché può essere usata per tutto, parlo di doni, parlo di idee, parlo di progetti che Dio mette nella nostra mente per poter attuare il suo piano, farli crescere, manifesta la tua creatività. Ancora, chiunque coltivi la terra esprime creatività perché sa cosa coltivare, dove mettere le cose, come abbellire. Decidi, prendi decisioni per ciò che vuoi far crescere. Chiunque sia agricoltore lo capisce bene. Quando guarda le sue piante, vede in che modo e decide in che modo possono portare più frutto, in che modo possono crescere più forti e rigogliose, in che modo possono superare una crisi. Se ne prende cura e decide per ciò che deve crescere sotto le sue mani. Modella. Vedete che i coltivatori mettono dei bastoni, fanno andare le piante per un verso o per un altro. Modellano ciò che è sotto le loro mani. Amano ciò che fanno crescere. Dispongono tutto con ordine e mantengono l'ordine e la funzionalità dell'ordine che hanno mantenuto. Una cosa che deve ricevere molto sole, non lo mettono sotto una pianta fitta e che produce un'ombra impenetrabile, perché non solo ci deve essere ordine, ma funzionalità nel fare le cose. E ancora, quando Dio disse custodisci, il custodire comprende il proteggere, comprendere il consolidare. Quando intraprendiamo delle cose nuove, quando sviluppiamo delle idee nuove, quando abbiamo dei lumi nuovi su come affrontare una crisi, e non solo economica, per favore, può essere una crisi personale, emotiva, una crisi di lavoro, una crisi di qualsiasi genere. Quando hai idee nuove, inizi a svilupparle, consolida ciò che hai fatto sulla base della volontà di Dio che hai compreso e hai iniziato a porre in essere. Consolida. È molto importante, è un'azione che riferirei proprio all'incarico del custodire, perché se non consolidi, disperdi poi. Ancora mantieni, conserva vuol dire. Ancora caccia gli intrusi. Questo fa parte del custodire, così come stabilire i confini. Cari amici, se vogliamo riferirlo a tutte le aree della nostra vita, in ogni situazione in cui noi stiamo coltivando doni, idee, talenti, relazioni, matrimonio, qualsiasi cosa stiamo coltivando, nell'atto di custodire dobbiamo ogni volta mettere i confini. Che vuol dire? Che Dio disse riempite la terra. Non era che Adamo, una volta fatta l'esperienza dell'Eden, doveva andare fuori dell'Eden e ripeterla. La sua funzione era quella di espandere questo luogo di presenza di Dio sulla terra con il suo figlio uomo, espanderlo sulla terra. E quindi quando avanzi e consolidi, metti i confini. Vuol dire nella tua vita, quando inizi a mettere in essere le idee che Dio ti ha dato, metti il confine, non tornare indietro, non fare compromessi, non ti voltare, non mollare, metti i confini e chiunque entri dentro caccialo. Parlo del nemico ovviamente. Ecco, allora se riprendiamo queste parole che vi ho dato, sono semplici riflessioni personali, così ci potete pensare tutti quanti, non è una cosa speciale. Quando troviamo delle parole nella Bibbia dovremmo cercare di capire il senso vero che Dio sta dicendo, pratico. E allora Dio mise Adamo in questo luogo, sulla terra, Dio era la presenza di Adamo, era sempre lì, e Adamo la presenza di Dio, e gli disse, Adamo, questo è il luogo che ti ho dato, curalo, fallo crescere, assisti la crescita, provvedi alla crescita, sii creativo, prendi decisioni per le cose che stai facendo crescere, modella tutto quanto, ama ciò che sta crescendo, disponi con ordine, mantieni l'ordine e fallo funzionare, proteggi ciò che stai coltivando, consolida ciò che hai coltivato mentre avanza, mantienilo, caccia gli intrusi, stabilisci i confini. E queste due semplici parole
E ci sono molte altre idee, mentre sto parlando non ve le dico perché sennò domani siamo sempre qui, mi stanno venendo in mente, ma tutti quanti possiamo dare spazio al Signore per farci comprendere bene ciò che... Questo può essere riferito, lo dico ancora una volta, a tutte le aree della nostra vita, tutte. Quindi con quale autorità, con quale potenza noi possiamo fare questo? Con la potenza del cielo delegata da Dio. Perché ci ha creato, perché egli amore, lui ci ama e vuole condividere la sua stessa natura, la sua stessa autorità sulle cose create. Siccome siamo come lui, desidera che noi manifestiamo la sua vita. E Dio è creatore, Dio è padre, Dio è re. E quindi noi stessi, in relazione al creato, avendo anche un corpo fisico, possiamo avere la stessa attitudine. Siamo nati per governare questa terra, siamo nati per portare la vita santa di Dio in ogni parte della terra e manifestarla. Quindi Dio vuole governare il visibile con e per mezzo dell'uomo, con e per mezzo dell'uomo, sulla base di una continua comunione con l'uomo, attraverso la natura spirituale di entrambi. Vi ricordo solo che nel Salmo 82, al verso 6, è scritto: io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Gesù stesso citò questa parola. Dunque, se scegli di dipendere, ascoltate bene, se scegli di dipendere da Dio, che è tuo padre e quindi tua sorgente continua di vita in te, puoi vivere secondo il suo piano e la tua vera natura. Ok? Quindi se scegli di dipendere da lui. Dunque, cari amici, come disse Paolo ai Corinzi, questa è la seconda lettera ai Corinzi, andate a guardarvela, capitolo 6, verso 1, inizia così: poiché siamo suoi collaboratori, ovviamente nel regno il concetto di collaboratore è quello che rendiamo sempre bene con il concetto di figlio, con il concetto di cittadino, con il concetto di ambasciatore. E qui aggiunge una parola in più Paolo, dice: noi siamo suoi collaboratori. Ricordate, non più servi. Gesù dice: io vi ho chiamato amici. Quindi la vera vocazione di ogni uomo è di svolgere sulla terra l'intento e il piano di Dio, cioè fare, scrivetelo pure, la sua volontà come suoi collaboratori. Questo è il motivo che deve condurre ogni nostro attimo di vita, perché siamo nati per questo. Se non facciamo questo, siamo dei frustrati. In realtà non riusciamo ad esprimere il motivo per cui siamo nati. Corollario di questo è che l'uomo, non è un corollario ma nel mio discorso, quindi non per sostanza, che l'uomo funziona solo se è connesso alla sua sorgente. Dunque, in questo quadro generale, vediamo qual è la natura della preghiera. La preghiera, vorrei subito chiarire questo concetto. La preghiera non fu necessitata dalla caduta dell'uomo al fine di riconnettersi. Siccome questo è un concetto in sé semplice, ma vorrei che fosse capito bene, voglio ripeterlo un attimo, approfondirlo. La preghiera non fu necessitata dalla caduta. Non è che siccome l'uomo era connesso, non aveva bisogno di pregare. L'uomo peccò e quindi iniziò il bisogno di pregare per riconnettersi. Non sto dicendo che non devi pregare per riconnetterti, lascia stare. Sto dicendo non è lo scopo della preghiera, perché la preghiera non fu necessitata da questo.
La preghiera è l'espressione della connessione col cielo, non il mezzo per riconnettersi. La preghiera è l'espressione della relazione che hai con Dio che è Padre. La preghiera è la partecipazione allo svolgimento dello scopo di Dio sulla terra. Se crediamo che la preghiera ha come scopo quello di riconnetterci a Dio, una volta che siamo riconnessi non c'è più bisogno di pregare. Ma la preghiera è invece il mezzo di manifestazione, di espressione della connessione col cielo. Quindi una volta che sei connesso, allora prega, perché sei connesso. Quante volte avete sentito parlare di preghiera verticale e preghiera orizzontale? La preghiera è l'espressione della comunione con Dio. Ascoltate bene, la parola è chiara, espressione. Vi do solo degli spunti di riflessione. Forse prospettive diverse da tante altre che abbiamo sempre avuto. Forse no, e ci servono a chiarire. Quindi la preghiera è l'espressione della comunione con Dio. Che vuol dire comunione con Dio? Quando è che sei in comunione con qualcuno? Guardatevi un po' vicino, chi avete vicino. Quando è che sei in comunione con qualcuno? E quando hai lo stesso scopo. Hai mai provato a fare una società con qualcuno senza avere lo stesso scopo? È dura. Non funziona. Quando hai lo stesso scopo, quando hai gli stessi pensieri, quando hai gli stessi desideri, la stessa volontà, la stessa motivazione, lo stesso obiettivo, gli stessi sentimenti. Quando c'è identità in queste cose, allora c'è comunione. Dice, nei primi tempi la Chiesa, questa gente che aveva preso la botta dello Spirito Santo in un modo, sappiamo come, e avevano iniziato a vivere in un modo nuovo lì a Gerusalemme, era successo qualcosa, ci fu un botto, vennero da tutte le parti della città, quel giorno non fu un giorno a caso. E questi iniziarono a mettere tutto insieme, tutto in comune, non c'era nessuno nel bisogno. Cominciarono a vivere e li riconoscevano da quanto si amavano. Perché sono così lontani quei tempi? Perché? Dice, erano un cuor solo e un'anima sola. Il cuore, coscienza, mente, sentimenti, emozioni, volontà. Un nocciolo, uniti. Non andavano uno da una parte, uno da un'altra. Il motivo per fare ogni cosa era lo stesso per tutti. Questo è quando noi siamo in comunione con Dio e quando abbiamo il suo stesso scopo, quando abbiamo i suoi stessi pensieri, le sue stesse vie sono le nostre, il modo di sentire. Obiettivi, le motivazioni, quello che è di Dio è nostro. E lui lo disse in Luca 15 al figliolo che era rimasto a casa, voleva anche lui un capretto per far festa con gli amici, gli disse, ma che stai dicendo figliolo, quel che è mio è tuo, sei sempre stato in casa mia. Ecco che dunque l'espressione di questa unità, di questo amalgama inseparabile è la preghiera. Espressione. E quando c'è questa comunicazione con Dio, questa comunione con Dio, e la esprimi sulla terra orizzontalmente, e la esprimi sulla terra, lo spirito umano inevitabilmente impatta
pregando l'ambiente terrestre, inevitabilmente, perché è canale dei pensieri, degli intenti, della volontà, dei sentimenti, della decisione, delle motivazioni di Dio. Pregare dunque vuol dire esprimere comunione e manifestare la stessa natura, le stesse idee, gli stessi desideri. Dobbiamo iniziare a pensare che pregare non è soltanto il nostro sforzo di connettersi. Pregare è esprimere la connessione attiva. Ci siete? Pregare è esprimere la connessione attiva. Cari amici, la nostra connessione è attiva, lo Spirito Santo è in noi. La Scrittura dice: pregate nello Spirito, pregate nello Spirito. La connessione è stata riattivata da Gesù Cristo. Lo Spirito Santo è in noi e ci tiene costantemente connessi al cielo. Siamo in grado di nuovo di funzionare,
siamo di nuovo in grado di esprimere la natura che Dio ci ha dato, cioè la sua. Siamo in grado di nuovo di condividere la sua autorità e di impattare la terra perché essa cambi. Siamo il lievito, siamo la luce, siamo il sale, destinati a cambiare le cose nelle quali viviamo. Spirito Santo, Spirito Santo, splendido sei Gesù, tu più del sole, splendido sei Gesù, tu più del sole, splendido sei Gesù, più del sole, tu più del sole, splendido sei Gesù, tu più del sole, tu più del sole. Alziamo le nostre mani verso il suo trono, splendido sei Gesù. Gloria ci avvolge, esultanti cantiamo. Alleluia! Alleluia! Splendido sei Gesù. Splendido.
Alleluia. Tuo cuore, Signore. Sì, Signore, grazie che ci hai riconnessi. Gesù è venuto a riconciliare Padre con i figli con il Padre, ha riportato la relazione di amore in attivo. Lo Spirito Santo è stato versato in noi, siamo il suo Tempio Santo, siamo connessi. La preghiera è l'espressione di questa comunione nello Spirito Santo. Siamo connessi. Ricordate Adamo? Prima della caduta, qualcuno può pensare, Adamo non ha mai pregato. Passeggiava con Dio nel giardino, era alla presenza di Dio, era insieme a Lui. I desideri di Dio erano suoi e parlavano. E Dio gli diceva, vedi Adamo, ti ho dato tutto quanto, prendilo e tuo, gestiscilo, dai il nome agli animali, coltiva e custodisci il giardino. Gli dava istruzioni, lo guidava mentre passeggiava con lui. E qualcuno può dire, ma se Adamo era già alla presenza di Dio, perché doveva pregare? Qualcuno mi ha detto una buona domanda, una volta parlavo di questo, una buona domanda questa. L'uomo oggi, dopo la caduta, è tutto intento a pensare che pregare sia il suo sforzo di riconnettersi. Il punto è che a causa del peccato
quando noi preghiamo, dobbiamo in qualche modo preparare i nostri cuori ad entrare nella presenza di Dio. Quindi la maggior parte del tempo lo dobbiamo passare ad uscire da quella situazione che è la vita della carne, i molti pensieri che non sono quelli di Dio, le preoccupazioni. Quante volte avete sentito parlare della preghiera come un avvicinamento al luogo santissimo, facendo il paragone dell'uomo come tempio di Dio in relazione al tempio di Gerusalemme. E cioè dal cortile esterno, poi entri nel luogo santo e poi nel luogo santissimo, è lì. Ok? Abbiamo carne addosso, dobbiamo preparare i nostri cuori. E quando preghiamo, la maggior parte del tempo la passiamo per questo. Non per riconnetterci. Quindi la preparazione ha proprio questo scopo, mentre preghiamo, di riportarci nel luogo santissimo dove originariamente dovevamo essere e dove il nostro accordo con Dio sarebbe stato costante ed assoluto. Costante ed assoluto. Non c'era bisogno di prepararsi per poter entrare nella presenza del Signore. Quindi l'essenza della preghiera è proprio questo, entrare e stare nella presenza di Dio. Essere in comunione con Lui in unità di amore e di scopo. Essere completamente d'accordo con Dio per fare la sua volontà. Quindi pregare è la manifestazione, l'esternazione di tutto questo. Verso di Lui, con Lui e poi nell'ambiente dove viviamo, nell'adempimento del nostro scopo. Quindi abbiamo compreso bene che pregare non è un optional, non è una cosa che possiamo scegliere di fare una volta ogni tanto, perché quando non preghiamo scegliamo di non manifestare questa unione e questa natura di Dio in noi. Dio ci dette la delega, Dio stabilì che così doveva funzionare tutto, attraverso i suoi figli sulla terra avrebbe espanso il suo regno sul pianeta. E Dio non calpesta le deleghe che ha dato, perché Lui non cambia idea, la sua idea è sempre quella. Ci ha dato la grazia, la capacità, cioè di le occasioni di fare tutto quello che ci chiede. Ci ha messi in grado, in altre parole, di poter adempiere all'incarico che ci ha affidato. E quando l'uomo, almeno uno, è d'accordo con Lui sulla terra, le cose accadono. E Dio fa avanzare il suo piano. In altre parole, quando noi preghiamo, ci dichiariamo d'accordo con Lui e gli esprimiamo il pieno consenso a fare la sua volontà su questa terra, affinché il suo piano si realizzi e non certo il nostro. Quindi Dio è in cerca di questi adoratori. Dio è in cerca di gente che prega nello Spirito. Dio è in cerca di persone che sono sottomesse a Lui per fare la sua volontà come canali attraverso i quali quest'acqua viva possa scorrere. Dio li cerca. E quando ne trova almeno uno, può far avanzare il suo progetto. Ecco perché è importante essere disponibili in ogni momento, in ogni istante, pregando incessantemente a manifestare tutto quello che è il suo piano. Per noi e per chi sta intorno a noi, per il nostro ambiente, per la terra stessa. Quindi il piano di Dio è che l'uomo desideri ciò che egli desidera, che voglia ciò che Dio stesso vuole, che gli chieda di realizzare il suo scopo nel mondo così che la bontà, la verità possano regnare sulla terra, piuttosto che il male e le tenebre. Questo è il piano di Dio, che i suoi figli pensino e sentano come Lui, affinché il piano del Padre si realizzi nella colonia terra. In questo senso, la preghiera può essere considerata come l'atto con cui l'uomo presta il consenso, manifesta l'accordo con Dio, e cioè mette da parte i suoi propositi, il suo piano, che non è se non combacia con quello di Dio, per fare quello del Padre. Ricordate Gesù
quando pregò e disse: Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta, in sostanza mise da parte la sua che gli manifestò, ma gli disse: non la mia, la tua sia fatta, va avanti con il tuo piano, Padre, perché sapeva che la croce era il mezzo per poter riportare e ristabilire il regno sulla terra. Se non avesse fatto quel passo, la volontà del Padre di riportare e ristabilire il regno in terra non si sarebbe mai verificato. Ecco perché disse: io non vorrei andarci, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Questo è pregare. E poi l'ha fatto. Questo è mettere in atto la volontà del Padre. Dunque, ancora, Dio cerca adoratori. Se gli dici di no, non sono d'accordo con te, non mi piace la tua volontà, non la voglio fare, se gli dici di no, lui continua a cercare, perché cerca adoratori in spirito e verità. Lui continua a cercare finché non ne trova. Certo è che quello che avresti dovuto fare tu non lo farà mai nessuno in quel modo, perché siamo tutti fatti in un modo speciale. Per cui il modo in cui io faccio una cosa non è il modo in cui tu puoi farla, anche se è la stessa cosa. Quindi ecco che mancano delle tracce di vita sulla terra, nella storia, perché la gente dice di no al piano di Dio, per ignoranza, per paura e molte altre cose. Ma Dio realizzerà il suo piano, Dio va avanti, realizzerà il suo piano, troverà gli adoratori in spirito e verità che realizzeranno la sua volontà su questa terra e troverà chi la svolge questa volontà in accordo con lui. Ricordate quella parabola quando Gesù dice che il re aveva dato un banchetto nuziale e che quelli che erano gli invitati poi dissero: no, grazie, non ci interessa, c'ho da fare gli affari miei, io non posso perdere tempo dietro a queste cose. Ebbene, il re disse: non cercava questa gente, mi dite di no, ne trovo altri, e mandò i suoi servitori a prenderli da tutte le parti, perché il suo piano non cambia, il banchetto si fa. Capite? Lui non cambia idea. Non è che se te gli dici di no, lui cambia idea. Non cambia idea. E lui dice: quel che ho pensato accadrà. Certo rallentiamo il piano, certo non tracciamo dei colori che Dio aveva previsto con la nostra vita, ma lui non cambia idea e quel che ha pensato accadrà. La preghiera dunque è il mezzo per dirsi d'accordo con lui ed esprimere quell'accordo tra padre e figlio sulla terra. In altre parole, quello che fece Gesù siamo tutti chiamati a farlo, manifestare l'accordo pieno con il Padre con la propria vita. Dunque siamo chiamati a comprendere la volontà di Dio e dirsi d'accordo con Lui e poi passare all'azione per poterla realizzare. Su questa concezione dell'accordo con Dio come preghiera, mi piace sempre leggere e riportare questo libro scritto da Don Nori, La preghiera che Dio ama esaudire. Mi piace perché l'ho tradotto io dall'inglese per la casa editrice e quindi mi ha appassionato nella traduzione. E appunto lui chiama la preghiera universale il dire di sì a Dio. So, molti di voi l'avranno letto. E dice: la preghiera chiave universale di Dio spezza ogni disinformazione che abbiamo ricevuto nel corso degli anni, trascende le dottrine e i dogmi sulla preghiera, apre ogni porta che Dio vuole aprire nella nostra vita. Se la porta non si apre con questa preghiera, significa che non è giunto ancora il tempo in cui Dio ha prestabilito debba aprirsi. Se non hai mai avuto insegnamenti sulla preghiera, l'essere in accordo con Dio rappresenterà un avvio per vederlo iniziare ad operare nella tua vita. Sebbene nelle chiese molte persone siano state istruite sulla preghiera, non hanno mai davvero sperimentato la potenza e i risultati che vengono dall'essere in accordo con Dio nell'ambito di una genuina relazione con Lui, una relazione che nasce dal confidare in Lui anche se non sai cosa vuole. Sono altri passi che spero di avere il tempo di leggervi, ma questo dire di sì a Dio
porta a dire di no ai progetti che non sono di Dio. Quando Gesù ci chiede di rinnegare noi stessi, non vuol dire prendere dei flagelli e battersi la carne. Rinnegare noi stessi vuol dire dire di no alle nostre, ai nostri piani se non sono quelli di Dio. Vuol dire non accontentare i desideri della nostra carne, ma essere guidati dallo Spirito e seguire soltanto Lui. Dio cerca adoratori in spirito e verità. Cioè gente che nello spirito abbia piena relazione d'amore con Lui, comprensione della sua volontà e poi desideri farlo. Sinceramente, nella verità, sinceramente. Quindi capire la volontà di Dio e dirsi d'accordo. Molte persone dicono sempre, ma io non riesco a capire cosa Dio vuole. In molti casi può essere così, sicuramente abbiamo bisogno spesso di un tempo per maturare la rivelazione, per capire esattamente l'indirizzo che Dio vuole darci. Di solito quando siamo confusi, che è una parola che non mi piace, perché non dovremmo mai essere confusi, ma se siamo in attesa di capire meglio, è meglio non muoversi. Nel senso, lascia crescere la rivelazione in te e ogni volta che hai luce comportati secondo quella luce. Ma io credo che più delle volte le persone non vogliano obbedire alla volontà di Dio che hanno capito. Il problema di qualcuno che dice non riesco a capire cosa Dio vuole, a volte proprio nella sincerità qualcuno non riesce in quel momento a capire e aspetta direzione dallo Spirito Santo, perfetto. Ma la maggior parte delle persone non è sincera e hanno paura, non vogliono obbedire alla volontà che hanno capito. Quindi non dovremmo noi temere mai di fare la volontà di Dio, perché il suo piano sussiste per sempre. Il problema è se noi ne vogliamo far parte o meno. È una grande occasione, un privilegio enorme che abbiamo. La scelta sta a noi, Dio non ha problemi. I problemi non stanno mai dalla parte di Dio. Dunque l'autorità della nostra preghiera, quando preghiamo, dove sta l'autorità della nostra preghiera? Nella volontà di Dio. Se comprendi la volontà di Dio e decidi di farla, l'autorità si manifesta, perché è il Padre che attraverso il Figlio trova sbocco sul pianeta. Se non sei d'accordo, la tua preghiera non può essere esaudita. Aprite bene gli orecchi, tutti quanti, se non sei d'accordo con Dio, la tua preghiera non può essere esaudita. Impossibile. Quindi non dire Dio non esaudisce le mie preghiere, di piuttosto non sono d'accordo con Lui. Perché anche questo le persone fanno, spesso dicono Dio non mi ascolta. No, te non sei d'accordo con Lui. È diverso. Dovremmo cercare sempre questo accordo. E ciò che Dio ha pronto per te, per me, qui su questa terra, è ricevuto sempre attraverso la preghiera, per fede e per grazia. Non dovremmo mai scordarle queste cose. Prima di andare avanti voglio soffermarmi un attimo soltanto su Giacomo 4:3. Perché è molto interessante riuscire a capire questa direzione che Dio ci dà. Giacomo 4:3. Dice, iniziando un po' dall'ultima parte del verso 2, non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare, cioè, le vostre passioni. Gente infedele. Queste parole fanno tremare, perché è ciò che Dio pensa. Allora, ascoltate. Quando uno dice, devi dire di sì a Dio, devi dire Dio sono d'accordo con te, qualcuno delle volte mi ha detto, ah, allora se non dico queste parole non funziona. Cioè, comprendi esattamente che la gente è in prigione nella religiosità, nelle formule, fanno come le formule magiche. Dirsi d'accordo con Dio vuol dire nel nostro cuore essere veramente decisi per Lui,
posare pienamente il suo piano, il suo proposito in quel momento. Non è una formula. È come qui, quando dice chiedete e non ottenete perché chiedete male. Molte persone pensano che non hanno fatto la preghiera giusta, cioè non hanno cominciato bene con le parole che dovevano. E se hanno sbagliato lungo il percorso devono ricominciare da capo, come il gioco dell'oca. Non so come lo traducono questo. Non è questo, capite? Le persone sono ancora lì, pensano che Dio è qualcosa che non fa parte della loro vita e che se fanno i bravi e recitano la preghiera a memoria, la cosa come deve essere fatta, o un rito con dei gesti, allora funziona, altrimenti no. Questo non è pregare, questo è dare sfogo alla carne. Allora, lui dice, perché pregate male? Che vuol dire pregare male? Pregare male vuol dire pregare per soddisfare le nostre passioni. Allora, come ho detto prima, se preghi perché si realizzino le tue idee, i tuoi disegni, i tuoi progetti, i tuoi desideri, le tue motivazioni, al di là di Dio e magari in completo disaccordo con Lui, come puoi pensare di ottenere l'esaudimento della tua preghiera? Impossibile. Molte volte l'ho detto, è dura questa, molte volte l'ho detto e molti di noi hanno avuto questa esperienza di morte nella famiglia, morte di cari. Quante volte abbiamo pregato per delle persone care che stavano morendo affinché non morissero? Ma ci sono delle cose che quando nemmeno le comprendiamo, quando non si capiscono, il mio consiglio è di sì a Dio, anche quando non capisci cosa pregare, perché è un momento in cui non riesci a vedere, sei confuso, come ho detto prima, oppure il dolore, qualsiasi cosa ti sopraffà e non hai chiarezza, perché di sì a Dio, sì, rivolgiti a Lui e di sì Signore, sono d'accordo con te, oppure per quelli che pensano che valga la formula, puoi dire anche sia fatta la tua volontà, oppure puoi ancora dire fa quel che vuoi Signore, io sono d'accordo, capito? Le parole non importa, ma ditti d'accordo con Lui. Se non sai per cosa pregare, di sì al Signore, digli sì, sia fatta la tua volontà, ok? È molto facile. Allora, un'altra cosa particolare è che in questo passo Giacomo, e quindi lo Spirito Santo per bocca di Giacomo, non dice gente incredula. Guardateci bene, molte altre volte Gesù disse gente di poca fede, ricordate? Quante volte ha detto Gesù che non avevano fede ed era per quello che delle cose non potevano accadere o che avevano paura o che succedevano o che non riuscivano a superare delle difficoltà, perché non avevano fede. Qui no, qui Dio dice gente infedele. L'infedeltà non è l'incredulità. L'infedeltà è essere infedele a cosa? Infedele al tuo scopo, infedele al mandato divino che hai avuto, infedele alla relazione con il Padre, infedele, perché se hai una relazione d'amore con il Padre non puoi agire sulla terra in disaccordo con Lui, perché rappresenti Lui, per quello sei nato. Quindi sei un infedele, nel senso che tradisci colui che è la tua sorgente. Gesù aveva sempre la certezza di essere ascoltato perché conosceva la volontà del Padre. Quindi conosci la volontà del Padre, ditti d'accordo con Lui e falla. E questa, 1 Giovanni 5, 14, 15, questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Questa parola, ora che l'ho messa insieme qui, mi ha scioccato quando l'ho trovata, in relazione a queste riflessioni che vi sto dando. Dice Giovanni, questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. Questo è il riassunto di quel che vi ho detto in tre quarti d'ora.
qualunque cosa noi gli chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta. Da avvocato posso dire, dunque, tutto ciò che non chiediamo a lui secondo la sua volontà non può essere esaudito. Pertanto, smettila di dar la colpa a Dio, questo lo dico per chi si sentisse un po' arrabbiato con il Signore, perché lui non ha mai problemi, nemmeno uno. Dice ancora Giovanni, e se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli chiediamo, sappiamo di aver già da lui ottenuto quanto gli abbiamo chiesto. E Gesù disse, quando vi mettete a pregare, tutto quello che chiedete in preghiera, credete con tutto il cuore di averlo già ricevuto e vi sarà accordato. Perché? Perché questa è la nostra fiducia in lui. Qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in tutto, quello che gli chiediamo sappiamo di avere già da lui ottenuto quanto gli abbiamo chiesto. Marco 11, 24 va con questo che vi ho letto della prima lettera di Giovanni al capitolo 5. Dov'è il segreto di quella preghiera infallibile di cui Gesù parla in Marco 11, 24? Qual è il segreto? Tutti potremmo immediatamente dire la fede. Sì, certamente, perché non vedi e credi di aver già ottenuto. Ma stasera abbiamo anche una cosa in più, l'accordo con la sua volontà. E la fiducia in lui è che noi siamo d'accordo con la sua volontà, perché quando sei d'accordo con lui è già fatto. Quindi abbi fede che ciò che non vedi, ma che è nella mente del Padre, lo vedrai. Quindi la fede e la fiducia vanno d'accordo. Dove si incontrano? Nella volontà conosciuta del Padre, nella preghiera dei suoi figli sulla terra. Ecco che quindi la preghiera non è un rituale, non è qualcosa di sterile, non è qualcosa per riconnettersi quando sei già connesso, ma è qualcosa che esprime la relazione che hai con Dio. Ok. Quando dunque non preghiamo, stiamo in qualche modo bloccando l'avanzata del piano di Dio. Non quando non facciamo la sua volontà, quello è ovvio. Quando non preghiamo, quando smettiamo di pregare, in ogni cosa, in ogni momento, Gesù disse non stancatevi mai di pregare, pregate sempre. Paolo lo ripete, di pregare incessantemente. Perché? Quando smettiamo di pregare si blocca il piano. Perché non c'è il canale aperto. E quando non c'è il canale aperto e si blocca il piano di Dio, a chi l'uomo rappresentante del Padre sulla terra sta dando l'autorità che ha ricevuto rispetto alla terra? Al nemico che ne approfitta. Quindi per dare forza a questo cherubino disoccupato è sufficiente non pregare, non ricercare la volontà del Padre e non farla, poiché la preghiera è l'essenza e la manifestazione di questo accordo tra cielo e terra. Dov'è l'accordo tra cielo e terra? Dove si forma l'accordo? Scusatemi, ho questa formazione un po' giuridica. Dove si trova l'accordo? Dove si forma il consenso? Dove si forma il consenso, l'accordo tra cielo e terra? Non in cielo, qua, si forma qua, quando noi diciamo sì a lui. Quindi questo è il luogo di esecuzione dell'accordo. L'accordo si forma qua e questo è il luogo di esecuzione dell'accordo, perché possiamo manifestare la sua volontà e la sua autorità e la sua potenza. Per questo siamo stati creati. Quindi pregate, pregate, pregate. Non date occasione a Satana. Il punto è che, come ho detto prima, quando noi cessiamo di pregare, il piano di Dio non avanza. Quando il piano di Dio non avanza, non è che il piano di Dio non si compie. Lui trova altri canali, perché è in cerca di adoratori in spirito e verità. Il punto è che tu non hai svolto quello per cui sei nato.
e quindi c'è un frustrato in più sulla faccia del pianeta. E quando c'è un sacco di frustrati in più, c'è un pianeta pieno di frustrati, un pianeta pieno di frustrati, un pianeta pieno di rabbia, pieno di odio verso la vita, perché è un fallimento la loro vita. E questo dà spazio alle vendette, alle invidie, alle gelosie, ai dissensi, alle fazioni, alle divisioni, dà adito a tutte queste situazioni, che sono opere della carne. Portano solo distruzione e danno spazio al ladro, all'assassino, al brigante, a colui che è venuto per distruggere, uccidere e rubare, il diavolo. Quindi pregare è un esercizio di dominio come manifestazione della comunione che abbiamo con Dio. Essere suoi figli è un privilegio e noi siamo stati scelti. Concludo dunque così dicendo che siamo stati fatti per essere canali e non dighe. Canali. Cari amici, anche il peccato è la manifestazione di un accordo. Tutto funziona così. Ti dici d'accordo con le proposte di Satana. E quando ti dici d'accordo con le sue proposte, il peccato ne è la manifestazione. Così come la preghiera è la manifestazione dell'accordo che hai con Dio. E quando te preghi, eserciti l'autorità filiale che Lui ti ha dato, tuo padre, e le cose accadono secondo la sua volontà. E dovremmo essere contenti. Dice un servo, quando ha fatto quel che deve fare, è contento di quello. E gli basta. La mia domanda è questa. Invece di chiederti continuamente perché Dio non mi ascolta, ti dico, ti basta aver fatto la tua parte? Questa è una domanda molto interessante che vi lascio per la settimana che viene e che abbiamo davanti. Ti basta aver fatto la tua parte? Dunque Dio ha un piano eterno e ci chiama ad essere sempre in comunione con Lui e a vivere questa connessione con il cielo in modo pieno ed efficace. Ha bisogno di veri adoratori, in spirito e verità, che pregano sempre senza stancarsi, perché quello è il mezzo con il quale si esprime la comunione nello Spirito Santo. Il Signore Gesù Cristo vive in noi. Perché lo vogliamo tenere chiuso da qualche parte? Ha bisogno di sboccare. Il suo spirito è come un fiume d'acqua viva e molti ne sgorgeranno da noi. Lo Spirito Santo non vede l'ora di zampillare attraverso di noi, oltre che in noi. Dunque, ci lasciamo con queste ultime riflessioni e vogliamo lasciare alcune domande. Una era quella che vi ho fatto. Un'altra è questa: se hai mai rinunciato a pregare perché pensavi che comunque Dio avrebbe fatto quello che gli pareva. Vi lascio con questo pensierino della sera e quindi ci rivediamo martedì prossimo per una nuova sessione sulla preghiera per comprendere che cosa vuol dire e qual è l'effetto meraviglioso che Dio ha previsto. Nel nome del Signore Gesù Cristo vi salutiamo.